Buonasera, ben ritrovati in questa location che è la Sala Serena, gettonatissima dalle nostre parti. E il primo ringraziamento va ovviamente ai proprietari che hanno voluto accettare il nostro invito e hanno aderito a questa nostra iniziativa, che è la prima in assoluto della stagione, vale a dire la presentazione ufficiale per questa stagione 2021-2022 del nostro amato Mazara Calcio. Quindi un grazie a chi anche è presente, noto volentieri lo zoccolo duro della tifoseria canarina, come dire che il primo amore non si scorda mai e che questi colori giallo-blu sono da sempre nel nostro cuore, un unico pensiero, un unico obiettivo, che è quello di gridare, anche se lo faccio in silenzio, forza Mazara. Un ringraziamento va naturalmente a coloro che prenderanno la parola dopo di me. C'è un vento un po' fastidioso, ma questo vento forse quest'anno, con un Mazara nuovo corso, vuole spingerci avanti, più avanti possibile. Noi partiamo quest'anno un po' in sordina, ma c'è chi spiegherà dei nostri nuovi dirigenti, della vecchia dirigenza, quali sono le motivazioni. Le motivazioni sono che per fare un grande campionato soprattutto ci vuole una grande società, una società robusta che sappia affrontare momenti anche bui, ma che sappia essere al fianco dei nostri giocatori, della rosa che avrà a disposizione quest'anno ancora una volta il riconfermato mister Dino Marino. Devo aggiungere due cose perché le sento. Edoardo De Filippo diceva: gli esami non finiscono mai. È proprio vero. Non sono più giovane, sono una persona matura che ha una sua età, ma che comunque di calcio ne ha masticato tanto in questi lunghi anni di mia attività. Sono orgoglioso perché mi è stato affidato un doppio incarico quest'anno e non è facile. Spero di avere le spalle larghe. L'incarico nuovo, nuovissimo, il responsabile dell'area della comunicazione del Mazara Calcio, e l'altro incarico per una riconferma nell'area medica. Forse sono le due cose che ho creduto sempre di portare avanti nella mia vita, ma ritornare a fare comunicazione per me è un tuffo nel passato, dopo tanti anni in cui avevo staccato, per così dire, la spina. Ringrazio chi ha preceduto me nel fare comunicazione in questo Mazara Calcio. Lo ringrazio perché Piero Campisi, la Campisi Group, ha dimostrato grande attaccamento a questa maglia. Però nel calcio avvengono, come in tutte le aree lavorative, dei momenti in cui ci si divide, ma l'importante è che lo si faccia con grande stile, con grande professionalità e senza polemiche. Polemiche che noi non vogliamo fare proprio con nessuno, neanche con la consorella mazzarese, approdata dopo due ripescaggi in eccellenza e che affronterà questo campionato insieme a noi in un derby, mi auguro, all'insegna della grande sportività. Mazara godrà di tutto questo. Vorrà dire che il Nino Vaccara ogni domenica sarà uno stadio dove ci sarà la ripresa della vita sociale, perché per via della pandemia questi stadi sono stati chiusi e il Mazara ne ha pagato le conseguenze l'anno scorso, come tutte le società. Ma non mi voglio dilungare, perché voglio essere subito, come voglio dire, reattivo e cedere la parola ad uno dei componenti del mio nuovo staff come comunicazione. Presento ufficialmente alla stampa, ai miei colleghi, che ringrazio tanto per la loro presenza. Mazara c'ha un humus giornalistico di primo piano, caro direttore. Te ne accorgerai nel corso di questa stagione. Sono tutti validi, ci sono giovani, meno giovani. C'è il decano Salvatore Giacalone del Giornale di Sicilia, che non è mai mancato a nessun appuntamento con il Mazara Calcio. Ma ci sono le altre testate che ringrazio e alle quali voglio che i nostri giocatori sappiano dare un primo contributo. Un grande applauso ai giornalisti di questa città
perché remare nella stessa direzione vuol dire pensarla alla stessa maniera e superare anche momenti difficili. Siamo in questo momento, vorrei la conferma dal nuovo addetto stampa che stavo per presentare, in diretta grazie a Tele IBS e grazie a un editore grande amico mio, Tonino Pipitone, e grazie anche al direttore di questa testata, Vincenzo Pipitone. Luca, spogliati dall'essere in questo momento un giornalista che non era mai approdato a Mazara, diventerai protagonista insieme al nostro staff che vorrei tu presentassi e poi proseguiamo con le altre presentazioni. A te Luca. Grazie a tutti, grazie Franco per le belle parole. Intanto sono emozionato e orgoglioso di essere qui, ringrazio la società, la dirigenza, anche te Franco per aver creduto in me, avermi dato questa opportunità sostanzialmente, e sono orgoglioso di essere qui. Ho fatto un po' avanti e indietro da Palermo in questi mesi, ma mi sono innamorato di Mazara e cercavo un'opportunità per potermi trasferire qui. Comunque, bando alle ciance, dicevamo del reparto comunicazione che tu dirigerai, io ti aiuterò, insieme a me ti aiuteranno anche Matteo Licata e Stefano Di Bona, che saranno i responsabili web e social. Dobbiamo presentare intanto lo staff tecnico, prima di tutto, e poi passeremo la parola a tutta la dirigenza. Staff tecnico che sarà capitanato per la terza stagione consecutiva dall'allenatore Dino Marino. Insieme a lui ci saranno il preparatore atletico Giacomo Luppino. Il preparatore dei portieri Antonino Caradonna. L'allenatore in seconda Michele Pappalardo. Il massaggiatore Gianni Crisafulli. E il magazziniere Roberto Mangiapane. Oltre al team manager, che non voleva essere menzionato, ma io lo menziono ugualmente perché so i sacrifici che compie, Santino Giacalone. Detto questo, io passerei direttamente la parola alla dirigenza. Non so, facciamo cominciare il presidente a parlare eventualmente. Vabbè, c'è una scaletta che già abbiamo previsto. A posto. Se c'è una scaletta, insomma. Vabbè, se avevi bisogno di un voto, caro Luca, 10, la lode te la riservo per le altre circostanze. Grazie. Sono particolarmente contento, prima di cedere il microfono al neo direttore generale del Mazara Calcio, il dottor Saverio Provenzano, perché io osservo attentamente della presenza, dicevo, della vecchia guardia della tifoseria gialloblu, noto figure storiche, e in modo particolare un ringraziamento a Filippo Lupo e a Carlo Marrone, la brigata sudista, la storica brigata sudista. Direttore, ti cedo, se mi dai il microfono. E poi c'è un altro gruppo che sta nascendo, Passione e Mentalità, che merita un grande applauso. Li vogliamo sui nostri spalti, nella nostra magica curva del Nino Vaccara. Direttore, a te il microfono, prime tue impressioni, perché so che stai approdando a Mazara carico di adrenalina, ma soprattutto carico di idee chiare. Grazie Franco, e grazie a tutti per essere qui e iniziare a credere in questo nuovo progetto che abbiamo ipotizzato e cercheremo poi di realizzare nei prossimi 4 anni. La prima cosa che voglio dirvi, proprio parto da questa idea dei 4 anni. Noi quest'anno siamo partiti su Mazara con un po' di ritardo, quindi nel senso la squadra, Gigi Prestigiacomo, che è il nostro direttore sportivo, sta facendo dei miracoli per formarla, la sta formando prima come uomini e poi come calciatori. Naturalmente questo viene fatto in comunione di intenti con il nostro mister e con il nostro presidente. Non è facile prendere in corsa una piazza così importante come quella di Mazara. Dico in corsa perché comunque realmente io vengo da un calcio magari di un livello un pochino più importante, nel senso di Serie A, Serie B e altre situazioni, dove comunque la programmazione è la prima regola per andare lontano.
E quindi, nel senso, prendere e iniziare a fine luglio ad incontrarci per la prima volta con il presidente e far nascere questo progetto non è stato semplice. Ci sono state delle difficoltà iniziali, ma la cosa più importante di tutti è che noi crediamo che la piazza di Mazara non possa, ripeto, rimanere in una serie come quella dell'eccellenza. Non è possibile che una città come Mazara, che ha delle forze economiche a livello imprenditoriale e una cittadinanza di circa 60.000 persone, accontentarsi di una eccellenza che, con tutto il rispetto per le altre piazze che la fanno, non è adatta a una città come questa. Purtroppo la storia dice il contrario. Cioè, la storia dice che il Mazara in questi anni è una squadra da eccellenza. La prima cosa per non rendere questa squadra è cambiare, tra virgolette, le fondamenta di questa società. Il nostro presidente ha fatto dei miracoli in questi 2 anni e mezzo sotto Covid. Io vi posso assicurare che anche le squadre professionistiche hanno sofferto tantissimo. Figuriamoci una squadra che non può contare sul pubblico, sulle sponsorizzazioni. Quindi il presidente ha fatto dei miracoli. E naturalmente è normale sbagliare sotto Covid è ancora più difficile e più problematico, ma Davide ci ha messo la faccia, è ancora qui, rimarrà con noi. Il nostro obiettivo però è allargare questa famiglia. Abbiamo puntato su un gruppo nuovo di persone e di imprenditori che arriveranno in questa città. Dico alla tifoseria di dimenticare la parola cordata palermitana che mi è stata detta più volte da tanti tifosi, da tante persone. Non è una cordata palermitana, è una cordata di persone, di imprenditori che vogliono investire su Mazara Calcio e su Mazara Città. Vogliamo costruire un centro sportivo, vogliamo dotare il Mazara di una serenità finanziaria ed economica di un certo tipo. Ci saranno ancora delle piccole problematiche fino a metà settembre. Lo dico ai ragazzi, lo dico alla tifoseria. Non promettiamo nulla, promettiamo una sola cosa, che questa squadra e questa società in 4 anni, l'obiettivo di tutto il nostro gruppo che sta arrivando a Mazara è di portare la squadra in Serie C, non in Serie D. Per farlo dovremo vincere 2 campionati, quindi quest'anno, arrivando di corsa e di fretta e venendo dopo un anno di Covid, abbiamo trovato una grandissima disponibilità da parte delle aziende di Mazara. Dico disponibilità incredibile, perché comunque abbiamo raccolto già una cifra molto molto importante. Non abbiamo rivalità con nessuna squadra, ci mancherebbe, con una squadra che è della stessa nostra città. Vogliamo e dobbiamo recuperare i rapporti con le istituzioni, dobbiamo crescere, dovete darci il tempo di farlo, non bisogna avere pretese. Questo è un anno di assestamento. Se poi a novembre, come speriamo, perché abbiamo visto la qualità dei ragazzi, conosciamo le abilità del mister e del nostro direttore sportivo, ci dovessimo trovare in una situazione di classifica importante, questa società rilancerà a novembre, perché a novembre saremo finalmente tranquilli dal punto di vista economico e finanziario e punteremo a qualcosa di più. Quindi vi chiedo a tutta la tifoseria, a chi ha a cuore il Mazara, noi dal backdrop che è dietro di me potete leggere un hashtag che è molto particolare, è DNA gialloblu. Penso che non voglio scatenare nessun tipo di polemica, però penso che chi è cresciuto a Mazara abbia questo colore nel suo sangue, quindi è il colore è gialloblu. Questo è un depistaggio che ci hanno fatto sulla parola gialloblu, però recuperiamo. Quindi ci sono tanti derby, per parlare di derby bisogna sentire una rivalità, bisogna sentire una tifoseria avversaria. Non è questo il caso di Mazara. Conviveremo tranquillamente con questa squadra, con la Mazzarese, a cui auguriamo di fare un campionato importante come speriamo di farlo noi. Non vogliamo avere nessun tipo di rivalità con nessuno, dobbiamo crescere noi. Per farlo abbiamo bisogno della tifoseria, della stampa. Noi ci metteremo tutto quello che possiamo per rendere i ragazzi tranquilli, a cui chiedo, ripeto, come ho detto all'inizio, un po' di pazienza per sistemare gli ultimi dettagli, perché, ripeto, anche per me è la prima volta che mi trovo a gestire un gruppo nel suo complesso, nel senso, io sono sempre stato abituato a portare risorse, a gestire la parte marketing e commerciale delle squadre. Lo sto facendo naturalmente anche per
per questa società. Scusatemi per la voce, ma io vengo da un periodo di afonia che mi dura da 6 mesi per colpa di un'altra squadra. Quindi insomma, me lo porto dietro. Spero di perdere la voce tante altre volte per voi, guardando i vostri gol e la squadra che scende in campo. Oggi siamo qui soprattutto per annunciare comunque la partenza della nostra campagna abbonamenti. Questo sarà un primo test che questa nuova società deve avere. Cioè, quanta gente, quanti tifosi che dicono di essere giallo-blu, di avere il cuore giallo-blu, di avere il DNA giallo-blu, danno il loro apporto a questa società. È facile sempre dire è colpa della società, è colpa degli sponsor, è colpa dell'arbitro. Magari tante volte è anche colpa di quelle tifoserie che si nascondono dietro i risultati e le cose. Io penso che una società di calcio debba dare tanto, ma anche la piazza e la tifoseria debba dare tanto. Ripeto, una città come questa deve andare in Serie C. Io spero di essere la persona che porterà questa squadra insieme a questa dirigenza in questa categoria, ma abbiamo, ripeto, bisogno di tutti. Non è possibile in uno stadio magari avere dei... non so cosa sia. Capito. Altro degli stadio. Però... siamo a Mosca, adesso abbiamo il callback e quindi vediamo che regga. Quindi adesso non continuerò più nel mio intervento, penso di avervi dato una linea di massima di quello sarà. Ci saranno altre sedi dove approfondiremo soprattutto la nostra volontà di creare questo centro sportivo. Vi dirò e vi diremo chi sono i nuovi partner che vogliono essere coinvolti in questo progetto. Giorno 11, lo possiamo anticipare, Franco? Giorno 11 faremo la presentazione dei nostri sponsor, sono tutti sponsor molto importanti. Abbiamo coinvolto delle aziende mazzaresi, ma anche aziende non di questo territorio, proprio per questo concetto di andare avanti, nel senso Mazara deve crescere sotto tutti i punti di vista. Non ci deve essere più questo provincialismo, non ci deve essere più questa speriamo di stare in eccellenza, di fare un campionato di vertice in eccellenza. Non è possibile avere questo obiettivo, non è il mio obiettivo. Io mi do, come vi ho detto, questi 4 anni e 2 anni per uscire da questa categoria. Se dovessimo farcela quest'anno, benissimo, saremo solo più contenti di aver bruciato le tappe. L'obiettivo è stravincere il prossimo campionato e provare ad essere molto competitivi in questo. Questo è l'auspicio e la promessa che io ho con tutta la dirigenza. Crediamoci, ragazzi, se avete dei problemi, parlo in questo momento anche alla squadra perché non mi sono neanche presentato ufficialmente a molti di voi. Se avete dei problemi, ci sono dei professionisti per ascoltare le vostre problematiche, per cercare di risolverle. Cerchiamo di creare gruppo, cercate di dimostrare al mister e al nostro direttore sportivo che non abbiamo sbagliato a puntare su di voi, e noi cercheremo di farvi vedere che non avete sbagliato a puntare su di noi. Questa è una cosa molto importante, perché voglio che ci sia un rapporto alla pari, nel senso voi dovete credere in questa società, in questo progetto. Vi stiamo chiedendo, lo so per mille motivi e con molti di voi ci siamo parlati anche in separata sede, di credere in questo progetto. Vi posso dire che siamo all'80% di quello che dovevamo realizzare e siamo in anticipo su quello che prevedevo di realizzare. Mancano 2-3 tasselli, per metà settembre dovremmo avere tutte le idee un po' più chiare. E spero magari già nella conferenza dell'11 di poter dare delle spiegazioni in più su quanti saremo, su chi saremo e sul budget che avremo raccolto grazie anche alle aziende che ci sono sul territorio e che ci stanno sostenendo. Grazie a tutti. Grazie al direttore generale Saverio Provenzano. Adesso il microfono a Davide Titone, che non ha assolutamente dato la sensazione mai di mollare. Io vorrei ricordare che 2 anni e mezzo fa ha messo la faccia, ha salvato il titolo, e qui con noi siamo molto contenti di averlo. A te, Davide. Grazie a tutti, grazie Franco. Saluto innanzitutto i giornalisti, i giocatori, i tifosi del Mazara Calcio, e consentimi, Franco, anche l'ex giocatore Totò Di Fresco, lo vedo qui in fondo, e lo ringrazio di cuore per la sua storia in questa città, che mi ha emozionato veramente la sua presenza. Grazie.
Io voglio dire una cosa a Franco e alla città. Grazie Mazzara. Grazie Mazzara, che ancora oggi mi sta dimostrando l'affetto, l'amore per questi colori giallo-blu. Le aziende di questa città che ci stanno sostenendo e ci dicono sempre di andare avanti, di non fermarci mai, perché i colori sono importanti in questa città. E ho visto veramente quell'amore e quell'affettuosità che mi danno la forza di andare avanti. Io devo dire una cosa importante. Finendo il campionato ho lavorato non sul mercato dei giocatori, ho lavorato sull'assetto societario. E il primo, diciamo, nuovo entry che ho fatto è stata una mia grande scommessa, che oggi ne sono felice, che è il mio DS Gigi Prestigiacomo, che ho individuato lui la costruzione nel futuro di questo Mazzara, e credo che abbia fatto la scelta migliore che potevo fare. Ho lavorato sulla costruzione appunto di new entry, di nuovi partner che possono sostenerci in questa società. Ho individuato l'uomo del direttore generale Saverio Provenzano, la sua storia parla chiaro, esperienza con la Sampdoria, col Catania, col Palermo, credo anche col Genoa se non mi sbaglio. Insomma, lì abbiamo graduato sia la professionalità, ma soprattutto sono graduato da persone per bene che amano questo mondo del calcio, ed è secondo me l'arma migliore che possa essere per un futuro calcistico migliore a Mazzara. Cosa dire? Dire alla città e ai tifosi di avere un po' di pazienza. Il direttore generale è stato abbastanza chiaro. Quest'anno io lo chiamerei un anno di transizione. Di transizione, perché noi, la nostra grande forza è l'umiltà, soprattutto avere idee chiare, di avere una grossissima credibilità in questo anno, dimostrare alla città, all'intera Sicilia, che questa società vuole fare le cose per bene. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare del bene. Ripeto nuovamente di avere un po' di pazienza. Noi siamo qui, siamo presenti in ogni qual modo i giocatori hanno bisogno. Noi siamo presenti perché vogliamo dimostrare alta professionalità, altissima organizzazione, ma soprattutto la grande umiltà ci deve contraddistinguere. Quindi non mi voglio dilungare molto. Sono fiducioso soprattutto di due uomini importanti, il Gigi Prestigiacomo e il direttore generale Saverio Provenzano. Sono guidato bene da uomini per bene soprattutto, e poi professionisti. Quindi ci sono le giuste condizioni per costruire qualche cosa di importante negli anni in questa città. Grazie Davide. Mi corre l'obbligo anche di ringraziare, caro direttore, due figure importanti per la nostra società. Uno è Bartolo Licata, vorrei che si alzasse in piedi, responsabile dell'area tecnica, che andrà a coadiuvare il prezioso lavoro al nostro direttore sportivo Gigi Prestigiacomo. È una figura alla quale io voglio molto bene, ma è lui che vuole bene a questo Mazzara. È il vicepresidente Roberto Bucca, che vedo in fondo con i vecchi tifosi del Mazzara. Un'altra figura che ho intravisto, ex Mazzara, Ciccio Foggia, lo vedo lì e lo saluto affettuosamente. Microfono adesso, vento permettendo, ma penso che abbiamo sistemato questa faccenda, al nostro allenatore, il riconfermato Dino Marino. Buonasera a tutti, grazie per essere qua, ai giornalisti, ai miei giocatori, a tutte le testate, a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare la società per avermi riconfermato. Questo è il terzo anno che sono a Mazzara nel massimo campionato di eccellenza. Quest'anno non vi nascondo che all'inizio volevo andare via, non perché mi sono trovato male, anzi, il presidente Titone non ha fatto mancare mai niente a questa società, a me e a tutti i giocatori, ma per cambiare aria, scusate. Poi è successo che sono entrate delle nuove persone, le abbiamo citato tante volte, il nostro DG, il nostro DS, e quindi mi hanno convinto a sposare questo progetto che ci credo tantissimo. Grazie a Gigi Prestigiacomo abbiamo messo su una rosa
secondo me ottima, ottima per fare un bel campionato. Abbiamo preso tanti giovani, giovani, li chiamo giovani, ma hanno tutta esperienza d'eccellenza in Serie D. Sono giovani di età, sono giocatori che piacciono a me come modo di giocare, il modo di porsi in campo. Poi ringrazio tantissimo il mio staff che mi segue giorno dopo giorno, sono talmente, hanno una pazienza da vendere, perché non sono un tipo molto, diciamo, da poter sopportare. Mi critico io stesso. Grazie al professor Luppino, al grande Michele Pappalardo, a Gianni, a Nino e soprattutto a Santino che mi che mi coccolo ogni giorno. Ti sopporta. Lo so. Che vi devo dire, ragazzi, io presidente poco fa ha detto che è un anno transitorio. Io sono molto contento e molto entusiasta per la squadra che si sta mettendo su. Ho molta fiducia a tutti e due i direttori, che fra qualche giorno, fra qualche settimana ci sarà la ciliegina sulla torta. Faremo un campionato che ci divertiremo e daremo soddisfazione a questa città. È da 2 anni che partiamo sempre in sordina, che tutti ci criticano, dove devono andare, dove vanno. Alla fine abbiamo fatto un 6° posto dove davamo tutti per scontato, dovevamo retrocedere. L'anno scorso abbiamo fatto una semifinale, abbiamo quasi andato in Serie D e abbiamo perso la semifinale. Quindi sono pronto a quest'altra battaglia. Vi auguro tanta fortuna e speriamo che il Mazara raggiunga gli obiettivi prefissati. Grazie mister, buon lavoro. Microfono al nostro direttore sportivo Gigi Prestigiacomo. Buonasera a tutti. Allora, io quando sono stato contattato dal presidente Titone, sinceramente, e dico, non voglio essere presuntuoso, né falso, ero molto dubbioso, scettico su questa scelta, anche perché io vivo a Palermo e quindi mi sembrava un po' complicata. Però la cosa che mi ha spinto tantissimo, io ogni qualvolta sono venuto da avversario, sono entrato nello stadio a Mazara, anche se sempre magari fatto la stessa categoria, sentivo sempre profumo di un calcio diverso. E quindi, spinto da questa adrenalina, da questa incoscienza, magari quasi follia, ho accettato l'incarico. Strada facendo, cominciato a fare la squadra, a progettare di fare squadra, e i tanti nomi hanno fortificato. Io penso di aver preso i giocatori più forti della categoria, perché ho preso gli uomini della categoria. Stanno sposando il nostro progetto ad occhi chiusi, soprattutto anche quelli che erano l'anno scorso qui a Mazara. Stanno continuando in questa avventura, in questa incoscienza magari, però ribadisco, la loro forza e la loro umiltà e il loro credere in questo nuovo corso mi ha gratificato tantissimo e li ringrazio. Sicuramente ancora dobbiamo fare qualcosa. Questa è una promessa che ho fatto al mister, questo è un impegno che ci siamo prefissati come società, però per onestà intellettuale ci piace fare le cose a piccoli passi. Voli pindarici non ne facciamo, vogliamo prendere gente che vogliamo pagare, perché i giocatori, come tutti quanti, sposano un progetto, vengono per lavorare ed è giusto che vengano pagati. Quindi noi faremo le cose a piccoli passi, faremo le cose con intelligenza, con raziocinio. Non vogliamo assolutamente illudere nessuno, soprattutto la tifoseria come Mazara, che magari viene da tanti anni, tra virgolette, di illusioni. Come ha detto benissimo il direttore generale, c'è un progetto a lunga gittata. Magari chiediamo troppa pazienza perché si è stanchi di stare in questa categoria, però non possiamo oggi dire usciamo presto da questa categoria. C'è un programma biennale, cominceremo a fare quest'anno, io parlo calcisticamente, le cose per bene, non che gli anni passati non siano fatti, non vorrei essere presuntuoso o spiegarmi male, ma ribadisco, ho preso i giocatori più forti della categoria perché ho preso degli uomini e di questo vi ringrazio veramente. La promessa che faccio al mister e al suo meraviglioso staff, perché sto vedendo gente che dal 2 agosto si sacrifica, siamo stati prima in ritiro a Palermo,
adesso siamo qua, si sacrifica quotidianamente, visto fare allenamenti anche con 45 gradi e comunque essere sempre presenti in campo. Ho visto uno staff di primo ordine, gente veramente innamorata del proprio lavoro, e questo mi fa ben sperare per il futuro. Il verdetto lo darà sempre il campo, la cosa bella è che quel rettangolo non nasconde nulla. Alla fine tireremo le somme, vediamo se siamo stati tutti bravi ad iniziare questo nuovo percorso. E forza Mazzara, perché io ribadisco, quando entro in quello stadio ho l'adrenalina addosso e vorrei condividerla insieme a voi ragazzi. Suderemo la maglia e onoreremo questa gloriosa maglia. In bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie Gigi. Il microfono adesso a Dino Di Giovanni, neo responsabile del settore giovanile. Un incarico importante, una società, se vuole diventare forte, deve dare grande attenzione al serbatoio. Noi ti affidiamo una responsabilità, Dino, ma tu hai grande esperienza con i tuoi collaboratori. Gianluca Perrone è uno che vorrei citare. A te il microfono per capire bene quali sono i programmi che vuoi portare avanti. Salve a tutti, io quest'anno rappresenterò il Mazzara Calcio attraverso la categoria Juniores. Speriamo di fare bene e di seminare soprattutto per il futuro. Sarà un anno difficile, sicuramente, per aver iniziato, diciamo, in ritardo un po' tutti. Poi, per il resto, sarò a disposizione per il Mazzara Calcio in tutto e niente altro. Ringrazio tutti e basta così, va bene così. Dino, ti chiedo di cedere il microfono a Rosario Neri, regista cinematografico, mio grande amico da quasi 40 anni e il mio cameraman storico. Mi ha fatto ritornare indietro negli anni, Rosario. Grazie per aver accettato l'invito della nostra società. Non avevo dubbi, perché ti conosco da una vita, appunto, e so che rispondi sempre agli appelli importanti. Ti ringrazio perché da stamattina ti sei dato un grande affare insieme al mister, allo staff tecnico e ai ragazzi, perché ci sarà una lieta sorpresa nei prossimi giorni. Hai realizzato qualcosa che poi vedranno i nostri grandi tifosi. Un format tutto particolare, un format che guarderà bene quella che è la promozione di questo nostro club e di questa nostra società. Ma non voglio fare anticipazioni, dico solo che questa volta ti trovi alla Sala Serena, in questa bella location, tu che sei stato abituato anche al salotto di Gigi Marzullo e che hai promosso i tuoi film, complimenti a proposito, ma questa volta devi promuovere il nostro Mazzara. Non mi puoi dire di no, e già lo hai dimostrato da stamattina, Rosario. Grazie a tutti. Allora, intanto ringrazio Franco, perché con Franco abbiamo un amore che ci lega da più di 35 anni, quindi è stato lui ad avvicinarmi nel mondo del calcio. Io non ho mai amato il calcio. Ecco, l'hai specificato quindi, perché la gente poteva fraintenderti un amore che ci lega da tanti anni. Sei stato bravo, dai. E quindi Franco, quando mi ha contattato, perché in prima persona lui ama il territorio e ama la squadra, il Mazzara Calcio, mi ha detto, dice, dobbiamo essere importanti, i primi. Dici, chiedo a te, con la tua fantasia, cosa vorresti. Franco non mi ha fatto dormire più. Cioè, perché per me non escono. Io amo la Sicilia. Io ho fatto dei film, li ho scritti, li ho girati, li ho... ho avuto... da parte di un produttore toscano ho convinto che la Sicilia è un territorio importante. Non l'ho mai infangata la Sicilia, ho sempre raccontato degli affreschi sulla Sicilia, e quindi per me, voi non siete una squadra di Serie A, però io ho lavorato con cuore della Serie A, perché non mi sento una persona arrivata, ancora non lo sono, e mi piace crescere, e quindi io mi auguro
che quello che ho fatto. Intanto mi scuso con i ragazzi e vi ringrazio per avermi sopportato e supportato. Scusiamo noi nei tuoi confronti. No, siete stati magnifici. Cioè, a me piace avere la responsabilità quando mi affidano un compito. Io mi sono sentito grande grazie a voi e quindi ho cercato nel mio piccolo di fare squadra con voi. Grazie ragazzi. Allora, grazie Rosario. Io volevo brevemente accennare alla campagna abbonamenti. E la società ha già avuto modo, grazie alla nostra area comunicazione, di evidenziare che gli abbonamenti avranno un costo di 100 euro per la tribuna, di 50 euro per chi dimostrerà e farà notare di essere ancora in possesso del vecchio tagliando dell'anno scorso per la tribuna, quindi in questo caso 50 euro. Le donne anche 50 euro, fino a 14 anni 50 euro. Mi pare di avere detto tutto. Sotto i 14 anni ingresso gratuito. La società si riserva una gara, sarà la classica sempre gettonata giornata giallo-blu, che poi porteremo a conoscenza ovviamente. E poi un'altra cosa da aggiungere, quali saranno i punti di distribuzione di questi abbonamenti? Saranno il bar stadio, saranno i punti vendita Sport Pomilia, conosciutissimi e apprezzati da sempre a Mazara del Vallo, e in più daremo una grande possibilità ai nostri tifosi che si vorranno abbonare di essere presenti nei nostri allenamenti con una tabella che sarà programmata dalla nostra area comunicazione settimana dopo settimana, perché ci saranno degli addetti ai lavori della nostra società che daranno i tagliandi. Prima di cedere con il nostro classico microfono che è stato messo adesso a posto, mi pare, ci voleva il genio del mio amico regista Neri per attutire questo vento che sta diminuendo, come dire che siamo partiti spinti da un vento all'inizio di questa nostra conferenza stampa, questo vento ci vuole portare a un obiettivo importante. Sognare non costa nulla. Davide, ti devo chiedere una cortesia. Ti conosco da tantissimi anni e so che spesso sei una persona che va in tilt per la tua grande passionalità e per quella che è la difesa a spada tratta di questi colori giallo-blu. L'hai dimostrato, lo abbiamo detto più volte. La cortesia che ti chiedo io è semplice. In questo momento Mazara è amministrata da un'amministrazione che in ogni caso, voglio dire, è rappresentata da un sindaco, da un assessore allo sport e dagli altri assessori che si stanno dando da fare per gestire al miglior dei modi questa nostra città. Vorrebbero farlo e sono sicuro anche a livello sportivo, in questo caso a livello calcistico. Tu qualche giorno fa sei andato un po' su tutte le furie, ti sei sentito un po' trascurato. Vogliamo stendere un velo pietoso e far capire che questo nuovo corso del Mazara Calcio si ispira soprattutto a non fare polemiche, ma ad essere un Mazara Calcio che vuole volare in alto e vuole avere accanto anche le persone che credono nel nostro progetto, e in questo caso questa amministrazione Quinci. Allora, innanzitutto, Franco, ascolta. Io ho 52 anni, ho la mia personalità, nella vita ho sempre cercato, e le cose me le sono sempre sudate, con i sacrifici e con il lavoro, e tu mi conosci abbastanza bene. Ma sono un grande appassionato, ho troppo rispetto per questi colori. Qualcuno dice, ma chi te lo fa fare, Davide? Ma chi te lo fa fare impegnarti per questa squadra? Ma lascia perdere, godi dei tuoi figli. Io ti dico che il Mazara Calcio fa parte di me, della mia famiglia. È una grande dote. Lo sai qual è? Che so chiedere anche scusa a volte io, quando ci sono le occasioni giuste che siano. Quindi il mio scusarmi nei confronti oggi, questa sera, nella sede qui davanti a tutte le televisioni, sulla mia irruenza in quel modo,
è stato magari anche un modo perché ha detto bene, mi sono sentito trascurato. E un uomo a volte magari può fare anche delle gaffe. Chi non ha sbagliato mai nella propria vita? Il Signore ha detto che non ha sbagliato scaglia la prima pietra. Beh, io penso che nella vita tutti possiamo avere i nostri errori. Però oggi per me è fatto un passo importante chiedere scusa in fronte anche sull'amministrazione, sul mio modo di essere. Spero e mi auguro che le persone intelligenti, sicuramente lo sono, capiscono che è stato un momento di totale abbandono, perché mi sono sentito veramente abbandonato e trascurato. Non voglio più fare polemiche, voglio voltare pagina, voglio fare un percorso importante anche con loro, perché nella vita quando due uomini si stringono la mano si cancella tutto. Quindi per me va bene così. Davide, sei stato, mi sembra, molto sincero, molto schietto. Questo è un passaggio che ti fa onore, fermo restando che noi mandiamo un messaggio chiaro e forte anche all'amministrazione comunale. Il Mazzara è una fede, il Mazzara è un'istituzione, ripeto, un'istituzione. Noi, dopo le battute anche di Davide Titone, vogliamo essere dalla parte della ragione e vogliamo starci da persone per bene. Osserveremo attentamente, dopo queste scuse ufficiali del nostro presidente Davide Titone, quale sarà l'atteggiamento di questa amministrazione. Adi Maiora, al Mazzara Calcio, però vorrei concludere alla mia maniera. Sono abituato ad essere un po' particolare. Mi rivolgo a Vincenzo Pipitone, che in questo momento ringrazio ancora come Tonino Pipitone per questa diretta che stiamo effettuando. Vorrei, Vincenzo, che tu inquadrassi una figura storica di questo Mazzara Calcio. Oggi il mio amico regista Rosario Neri, appena arrivato allo stadio stamattina, mi ha detto: ma chi è costui? Ho detto: è la storia del Mazzara Calcio. È Antonio Manciapane, 90 anni, figura mitica. Alzati, Antonio! Antonio, alzati e vieni ripreso in questa diretta, perché gli applausi sono tutti per te. Tu sei la storia del Mazzara Calcio e nessuno lo potrà mai mettere in discussione. Grande! Ho intravisto un'altra persona che voglio bene, ma in questo caso è un giocatore che ha vestito più volte la casacca giallo-blu. Mi fa piacere che sia qui con noi, lo sento vicino, l'attaccante Angelo Rosella. Però, dico, dopo il primo piano, Vincenzo, a questa figura storica, mi vuoi fare un primo piano a queste due signore che sono in prima fila? Grazie. Mimma Asaro, compagna del nostro presidente Davide Titone, e Daniela Lazzaro, che è la compagna del nostro direttore generale e che rappresenta non solo la donna che fa carriera, ma soprattutto rappresenta con la sua figura quello che vuole essere anche un messaggio che inviamo alle donne di questa città, alle donne che si vogliono affezionare a questi colori unici e inimitabili che sono quelli giallo-blu. E poi, dulcis in fundo, volevo che si alzasse Enzo Serra, figura storica anche lui. Alzati, non fare il modesto, alzati. Figura storica del nostro Mazzara come segretario. Allora, detto questo, c'è il microfono senza fili che io vorrei passare ai nostri colleghi per qualche domanda. Allora, Franco, tu da bravo giornalista mi hai bruciato la domanda. Addirittura? Sì. Era rivolta alle belle signore? Signore, insomma, ringraziamo tutti. No, la domanda era relativa all'amministrazione comunale. Siccome non vedevo... Sì, però intanto presente ed è giusto. Sì. Editore di prima pagina... Sì, che no, va... non sono editore, no, sono direttore responsabile di prima pagina Mazzara. Sì, che va fortissimo. Francesco Mezzapelle. Grazie a tutti.
Ecco, io senza voler fare polemica, visto che già Davide Titone ha risposto, siccome ero abbastanza, insomma, era strano che non vi fosse diciamo seduto in mezzo a voi qualche rappresentante dell'amministrazione o il presidente del Consiglio Comunale, e quindi volevo capire... Sono stati invitati ufficialmente a tutti gli effetti. Ecco, io non sbaglio questi passaggi. Ecco, quindi stranamente non vedo l'amministrazione, quindi la domanda era questa, ma siccome tu hai fatto già la domanda, hai rivolto già la domanda a Davide, quindi se c'è però qualcosa da aggiungere sul perché, insomma, dell'assenza dell'amministrazione... Ti rispondo grazie. Con sincerità, scusate, Francesco. Di nuovo. Mi è stato riferito dall'addetto stampa del Comune Ettore Bruno che sia l'assessore allo sport Vito Billardello che il sindaco Quinci erano impegnati fuori sede. Noi ne abbiamo preso atto, ma il Mazara Calcio non sbaglia questi passaggi. Non voglio ripetermi, sono stati invitati ufficialmente. Mi è stato risposto che erano impegnati in altra sede. C'era un libro che ricordo molto volentieri quando frequentavo la scuola media, Osserva, sperimenta e impara. Sono tre massime della mia vita che non cancellerò mai finché vivrò. Chi vuole intendere, intenda. Altre domande? C'è qualche collega che vuole porre domanda a qualcuno? Salvatore, tu che sei il decano. Il microfono. Diamo il microfono, Santino. Io spero che questo sia l'anno buono di un avvio, diciamo, di prosperità. Di prosperità per il Mazara Calcio dopo gli anni che abbiamo vissuto, diciamo, un po' in pena, anzi molto in pena. Vedo due persone che chiaramente sono nel calcio da parecchio tempo, sono dei professionisti, e quindi diciamo che il Mazara Calcio si affida a loro e noi ci affidiamo pure a loro. Grazie. Grazie Salvatore. Mi pare che ci avviamo alla conclusione di questa conferenza stampa. Non mi rimane che ringraziare tutti i presenti, ovviamente un grande abbraccio ai nostri giocatori, qualcuno dice scherzando tesserati, bisogna dimostrare proprio sul campo di essere veri giocatori, di avere gli attributi, di avere il carisma, di avere la personalità e soprattutto di affezionarsi e di sudare la maglietta che vanno ad indossare cambiando anche chiaramente squadra. Vi vogliamo forti, coerenti, leali e trasparenti. Questo è un campionato che mi auguro potrete vivere da protagonisti. Grazie per aver accettato l'ingaggio da parte del Mazara. Abbiamo concluso, una buona serata a tutti. Ringraziamo la Sala Serena e i proprietari per averci accolto nel migliore dei modi. Adesso passiamo a un rinfresco che doverosamente la Sala Serena ha messo a vostra disposizione. Un ringraziamento ovviamente al Mazara Calcio, a De Maior, a tutti e a tutte le nostre avversarie, e buon campionato a tutti.